Siamo in cammino, un breve spazio informativo sulle attività della nostra Chiesa. Questo periodo segnaliamo quattro importantissime iniziative. La prima riguarda la parola segno, un segno d'amore. Questo è il titolo del corso LIS per imparare i fondamentali della lingua dei segni. Un'idea nata nelle parrocchie di San Nunzio e San Marco a Pescara. Il corso di 16 lezioni è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare le basi e prende il via il prossimo mercoledì 8 novembre fino al 13 marzo 2024. Mercoledì 8 novembre appunto la prima lezione presso la chiesa di San Nunzio a Pescara. Le 16 lezioni saranno guidate dalla professoressa Selenia Dintino, interprete e docente LIS, coadiuvata da docenti sordi. Ogni altra informazione sul sito ufficiale della diocesi di Pescara Penne. La seconda iniziativa riguarda la parola relazioni, nel cuore delle relazioni, titolo dell'incontro sul dopocresima organizzato dall'ufficio catechistico diocesano della diocesi di Teramo Atri. Due domande su ciò che accade dopo la cresima. Perché gli adolescenti escono dalla Chiesa e dalla pratica religiosa? Come relazionarsi per proseguire il cammino nelle comunità parrocchiali? Le risposte nell'incontro previsto domenica 5 novembre a Nereto dalle ore 15:30 presso la Chiesa di Maria Santissima del Suffragio. Condurrà l'incontro lo psicologo formatore Stefano Cristofori. La terza iniziativa riguarda la parola santificazione, preghiera per la santificazione universale, evento della Pro Sanctitate, promossa dal Centro Diocesano Vocazione della Diocesi di Chieti Vasto, diretta da Don Domenico Spagnoli. Dunque, veglia di preghiera, venerdì 10 novembre alle ore 20:45 presso la chiesa di San Francesco Caracciolo a Chieti. Appuntamento importante, importantissimo per movimenti, per le associazioni, per tutto il mondo della Chiesa, su un tema importantissimo della chiamata universale alla santità. L'incontro di preghiera sarà presieduto dall'arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto, padre Bruno Forte. La quarta iniziativa riguarda la parola arte, catechesi con l'arte. Torna l'appuntamento mensile di Catechesi con l'Arte, un progetto riuscitissimo di Don Gilberto Ruzzi. Da domenica 12 novembre 2023 alle ore 20:30 su Google Meet. Una domenica al mese per leggere il Vangelo con Caravaggio. Eventi, giornate, progetti, relazioni, veglie, catechesi, per rimettersi in cammino ed in ascolto della parola. Una preghiera per il mondo che soffre, una profonda preghiera per le vittime innocenti della guerra. Un saluto, un sorriso da Nando Marinucci in cammino a voi tutti, amici della Chiesa.